milagro, aquí venimos en procesión. Il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Esdra benedisse il Signore, Dio grande. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il Regno di Dio. Perché il Regno di Dio è vicino. Possiamo sederci. Non faccio l'omelia. I legami che voi dimostrate è una bella testimonianza per chi vi incontra. E penso che sia proprio un poco come quella cornice bella, che si è capito bene, una cornice nuova. Per i paesi che soffrono a causa della guerra, per il terrorismo e della violenza, perché trovino il cammino della pace, possano fermare la spirale dell'odio e favorire i processi di dialogo. Preghiamo. Mistero della fede, annunciato dalla morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Sorelle dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Dobbiamo fare un gesto di pace.
veramente con la sua compagnia, lo appetiamo a tutti, l'8 inizia la novena, la iniziamo noi come confraterni del Signore dei Miracoli insieme all'Associazione Arabe, lo speriamo numerosi, sperando che vada tutto bene, nel senso puro e nel senso cristiano, dentro di noi e come comunità. Grazie mille, don Franco, grazie mille, don Carlo, per questa sempre accoglienza che ci dà, veramente sconvolge, magari alla gente che non comprende, però lei ci dà tanto e speriamo che sia andando così, che vada avanti così con noi. Grazie mille a tutti e viva il Signore dello Milagro! Viva il Signore dello Milagro! Okay, can't you look?